What a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo episodio su God of War. Vi ricordo ragazzi il vostro sostegno con like assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi. So che ce la possiamo fare e ne chiedo veramente pochissimi, per voi soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno signore e signori, dopo che anche la volta scorsa abbiamo vissuto direi momenti intensi ed emozionanti. E credo che ci aspetta altri momenti altrettanto intensi ed emozionanti. Perché ragazzi? Perché alla fine, dopo essere riusciti a recuperare la punta dello scalpello, ci siamo diretti assieme a Mimir e ad Atreus verso la camera segreta di Tyr, il quale era evidentemente l'ultimo unico custode della runa che ci sarebbe servita per riuscire ad entrare nel regno dei giganti. Il problema ragazzi è che prima di riuscire a scoprire la runa, nella camera di Tyr ci ha sorpresi l'altro figlio di Thor, ci ha veramente ragazzi colti così alla sprovvista. Alla fine Kratos è riuscito comunque a mandarlo via, non l'ha ucciso, lui è riuscito comunque a scappare, ma purtroppo ragazzi Atreus è estremamente malato, quindi a tal punto da svenire. E quindi quello che ci ha suggerito Mimir di fare ragazzi, di portare Atreus di corsa da Freya, forse l'unica in grado di riuscire a curarlo. Dopo averlo portato da lei e quindi dopo essere stati accolti di nuovo da questa dea, nonostante l'ultima volta Kratos fosse stato anche abbastanza scortese, oserei dire, quello che ci ha detto di fare ragazzi è dirigerci nel regno di Helheim, se non sbaglio si chiama il regno dei morti. Problema è, la nostra ascia lì sarebbe inutilizzabile, perché in quel regno c'è un ghiaccio che è praticamente tipo perenne, che nessun incantesimo riesce a scalfire. E quindi ragazzi adesso con Kratos dovremo dirigerci di nuovo a casa sua, dove molto probabilmente, anzi quasi sicuramente credo di aver già capito, Kratos dovrà recuperare le sue vecchie armi, le lame del caos. L'ultima volta ragazzi ci eravamo salutati qui, dopo che Kratos ha praticamente quasi cercato di chiedere scusa a Freya per il suo comportamento, ma lei ha detto non ce n'è bisogno, quindi è stato un momento veramente molto emozionante. Per cui adesso ragazzi io direi di non perdere tempo. Troverete la mia parte. Ok, e quindi di prendere a quanto pare questa proprio barca. Proprio a Helheim. Ok, mi ricordavo bene. Tutto bene? Farò ciò che devo. Lasciami in pace. Come vuoi. Come al solito Kratos non sarà di molte parole. A quanto pare ragazzi potremo utilizzare la barca di Freya per poter tornare a casa. Io non vedo l'ora sinceramente, ma da un lato sono molto pochettino spaventata, perché sinceramente non so cosa potremo trovare ad Helheim. Lei ci ha assolutamente proibito di attraversare il ponte, perché una volta attraversato non si torna indietro, essendo ovviamente il regno dei morti. Esci dalla mia mente.
Anche registicamente, ragazzi, questo gioco è spettacolare, cavolo. Questa atmosfera proprio preannuncia la solennità del momento che ci attende. È sempre tutto così bello, ragazzi. Siamo arrivati, ragazzi. Okay. Il momento è giunto. Io non vedo l'ora. E porcaccia miseria, come te le fanno percepire queste atmosfere. Mi sa che questo è fatto di ghiaccio, temo. Quindi mi sa che è meglio prenderlo a pugni. Via. Ne arriva un altro. Ehi. Oh, 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 quanti siete? Non mi fate arrabbiare. Perché non è proprio il caso, eh. Non è il momento giusto. Io penso che Kratos temesse il ritorno di questo momento. Il ritorno al suo passato, ragazzi. E casa nostra è qua. Siamo arrivati. Via, ve ne dovete andare. Ma quanti siete? Quanti siete? Andate via. Vabbè, continuerò ad accopparvi. Poco importa. Cioè, potete tranquillamente continuare ad uscire. Chi altro c'è? Ci siete? Aia, minchia. Via anche te. Ci siamo, ragazzi. Siamo pronti? Non lo so. Ma è abbastanza pronti per momenti come questo, eh. Un bel respiro e andiamo. Non c'è luogo dove puoi nasconderti, Spartano. Potrai mettere tutta la distanza che vorrai tra te e la verità. Ma non cambierà nulla. Fingi pure di essere quello che non sei. Maestro. Marito. Padre. Ma c'è una verità ineluttabile a cui non potrai mai sfuggire. Tu non puoi cambiare. Tu sarai per sempre un mostro. Lo so.
non sono il tuo mostro, non più. Vediamo quelle rame a loro. Oddio ragazzi, potrei morire. Adoro. No vabbè. No vabbè. No vabbè. Adesso ne parliamo ragazzi, adesso ne parliamo. No, no, vabbè, no, vabbè, no, vabbè. È stupendo, cavolo. Combattere con l'ascia, ragazzi, c'aveva il suo gran perché, ce l'ha tuttora. Ma combattere con ste lame. Forza, forza bello, tocca anche a te. Ok. Quelle lame torneranno utili a Helheim. Laggiù vedo una porta per il regno tra i regni, per giunta nel tuo giardino. Prendi la scorciatoia per il tempio del viaggio tra i regni, poi vai a Helheim. Ok. Quindi dobbiamo tornare alla sala del viaggio di Tyr. Ok. E per passare dal Leviatano alle lame, ragazzi, basta premere il tasto direzionale giusto. Io penso che questo momento già di suo sia epico, ragazzi. Anche magari per chi non conosce i vecchi God of War, i primi God of War. Ma io credo che a maggior ragione per chi comunque conosce il vecchio Kratos, questo momento sia qualcosa di un'emozione talmente profonda che diventa indescrivibile, ragazzi. Forza. E dire che io tra l'altro non conosco i primi due God of War, però rivedere Kratos impugnare di nuovo le lame del caos dopo così tanto tempo, credo che sia qualcosa, ragazzi, di pazzesco. Allora, ok, ho messo come destinazione il negozio di Brock. Sono certo, ragazzi, che prima non ti stavi riferendo a me. C'è qualche altra cosa che vorresti confidarmi, fratello? Ti assicuro che sono insuperabile nel mantenere segreti. Beh, sai dove trovarmi. E niente, per la cronaca avevo già capito che eravate greci. Atena era palese. Ok, Mimir aveva già capito tutto, ovviamente. Se poi lui nomina Atena, non fa che averne la conferma. Wow, anche perché ovviamente l'ha sentito parlare da solo. Dice, con chi stai parlando? Parlavi con Atena, quindi. Cosa? Ehi, tu puzzi di magia straniera! Dolce nanna degli inferi, che cosa sono quelle? Non ne ho mai viste di simili. Saranno un'eredità di famiglia. No. E non lo saranno mai. Amico, mio fratello e io abbiamo creato il Mjolnir per il grande idiota. So riconoscere la qualità. E queste... queste sono speciali. Ehi, dov'è il piccoletto? Si è ammalato. No. Che è accaduto? Gli Aesir? No. La colpa è mia. Ed è mia responsabilità rimediare. Già. Dobbiamo tutti assumerci le nostre responsabilità, eh? Che posso fare per aiutarlo? Io so fare tante cose. Vuoi che io venga con te? No. Il tuo lavoro qui è sufficiente. D'accordo. Allora dove te ne vai così di fretta? Nel regno dei morti. Helheim? Cavolo, allora è una cosa seria. Che gentile Brock, ragazzi. Ti terrò d'occhio. Cioè, Brock può potenziare le armi del caos per renderle più forti. Mi è sembrato molto gentile, in quanto comunque si è accorto ovviamente dell'assenza di Atreus e ha detto no, cioè si è ammalato. Che gli è successo? E se hai bisogno di aiuto per rimediare, vengo io con te.
Cioè, è un gesto molto carino comunque. Non ti preoccupare, ragazzi, sono tosti. Alla sua età mi sono mozzato la testa e ora non sto così male. Beh, direi di no, sei vivo. Comunque, qui ci sono le lame del caos, ragazzi. E per poterle potenziare, ovviamente, serve come risorsa la fiamma del caos. Tra l'altro, le lame del caos, ragazzi, potenziano il runico. Quindi è effettivamente uno degli aspetti che a me interessa potenziare. Quindi, per quanto riguarda l'armatura del busto, potrei effettivamente attualmente potenziarla, ragazzi. Mi aumenterebbe di 1 la forza, di 2 il runico e di 1 la difesa. È poco, è vero, però è sempre qualcosa. Quindi direi che è il caso di potenziarlo. Poi potenziarli, semmai, gli spallacci. Per quanto riguarda l'armatura braccia, per così poco, ragazzi, per un costo così misero, mi aumentano di 4 la difesa, di 1 la ricarica. Direi di sì. Ok, perfetto. Per quanto riguarda l'armatura dei fianchi, anche, ragazzi, potenziandolo aumenterei di 1 la forza, di 2 runico e di 1 la difesa. Io comunque non so cosa ci aspetterà nel regno di Helheim, quindi direi di andarci un pochettino più preparati, quindi potenziamo anche questo. Perfetto, ecco fatto. Direi quindi, ragazzi, che per ora siamo a posto così, quindi adesso non ci resta che dirigerci davvero ad Helheim, al regno dei morti. Stiamo andando da soli, di sicuro per Kratos non è un problema. Freya ti ha dato la runa del viaggio per Helheim, deve essere sbloccata sul tavolo. Ok, controlleremo subito. Ecco qua i vari regni. E questa è la runa che ci serviva. Perfetto. Il regno finale che ci interessa per ora, ragazzi, è proprio Vanheim, solo che non c'è stato possibile. Ed ecco Helheim, ragazzi. Andiamo. Ed è fatta. Stiamo per farlo davvero. Già. Mamma mia. Cioè, raga, quando sei Kratos puoi anche andare nel regno dei morti, che la cosa non ti sfiora minimamente. Adoro. E sono curiosa anche di vederlo a sto punto, sto regno dei morti. Quindi eccoci qua. È vero, dobbiamo prendere qualcosa al guardiano del ponte. Adesso non mi ricordo se il cuore forse del guardiano del ponte o qualcosa del genere. Sa molto di fiaba questa cosa, ma adoro. Mi chiedo cosa diavolo ci dovrà fare Freya. Forse un qualche intuito strano. Ci siamo, ragazzi. Siamo pronti? Chi c'è? È sempre Brock? Mi guarderò le spalle! Ok, è sempre Brock, perfetto. Oltre questa porta ci attende Helheim. Concedimi un momento per dirti che ciò che stai per fare è da pazzi. Neanche Odino può sopravvivere a questo freddo. Spero che quelle lame funzionino. Neanche Odino può sopravvivere a questo freddo. Oddio! Wow. Ha proprio atmosfera da regno dei morti, ragazzi. È sto verdognolo pazzesco. È il ponte di cui parlava Freya? No, siamo sul ponte del viaggio tra i regni. Ma noi cerchiamo il ponte dei dannati. Okay. I morti lo usano per raggiungere la città di Helheim. Dobbiamo trovare il guardiano che concede l'accesso. Seguendo questo ponte arriveremo direttamente da lui. Perfetto. E ricordarci, sai, anche... speravo di non rivedere mai più questo luogo. E invece eccoci qua, Mimir. Ma almeno siamo insieme, dai. Sono contenta perché non sono completamente da solo, ragazzi. E intanto dobbiamo anche ricordarci, ragazzi, di non attraversare il ponte, ovviamente. Perché se dovessimo attraversarlo, da lì non c'è più ritorno.
E ovviamente noi dobbiamo tornare. Allora, per adesso, ovviamente, con le lame del caos non abbiamo attacchi runici. Nuova voce nel bestiario. Predone di Hel. Passato questi devono essere predoni molto forti. Ora che sono diventati predoni di Hel, sono ancora più forti. E vai. Ma un attimo, ragazzi, io volevo guardare un attimino le abilità, perché io mi ero completamente scordata delle abilità. Allora, per adesso queste del Leviatano, ragazzi, non ci interessano, almeno per ora. Quindi queste qua, invece, delle lame... Questo, per esempio, mi interessa moltissimo. Tieni premuto R2 per sferrare un potente attacco che lancia in aria i nemici. Quindi direi di comprarlo, anche perché costa pochino. Dopodiché, quando corri, premi R1 per attaccare con un doppio fendente che fa barcollare i nemici. Anche questo è utile. E anche questo costava poco. Per quanto riguarda combattimento elementale, ok, possiamo usare anche le lame del caos per attirare a noi nemici. Sferra attacchi in rapida successione senza subire danni per potenziare le lame del caos e infliggere danni da fuoco ad ogni colpo. Questo pure mi pare interessante. Perfetto. Anche questo non è male. Per usare questo attacco però devo mirare. Quindi mira, premi R2 per sferrare una spazzata potente che infligge danni da fuoco. Direi di sì, ragazzi. Assolutamente. Fatemi vedere un po'. No, infatti, attacchi runici per le lame del caos attualmente, ragazzi, non ne abbiamo scoperto alcuno. Per cui abbiamo i manici ovviamente per le lame, quindi probabilmente si potranno o potenziare o cambiare, non lo so, come il pomo dell'ascia. E quindi per adesso, ragazzi, siamo a posto così. Io spero di scoprire presto attacchi runici per le lame, anche perché sto potenziando anche l'aspetto runico. Quindi è importante che ne troviamo, ma usa il fuoco delle tue lame per bruciare quel rovo di El che blocca la via. Ok, perfetto. Intanto apro questo però. Un attimino. Magari c'è qualcosa... Ecco, giusto quello che... Ah, giusto quello che dicevo. Attacco runico leggero, carica di Sparta. Un attacco in scatto che percuote i nemici con uno scudo infuocato e infligge una piccola quantità di danni da fuoco. Mi piace... Perfetto, quindi è tipo un attacco in carica. Ok, intanto ragazzi ci abbiamo questo. E questo ovviamente è lo equipaggio. Quindi questo è con L1 e R1. Perfetto, perfetto. Quindi intanto facciamoci strada. Le lame del caos non temono questo freddo glaciale. Ecco perché valeva la pena tornare a prendere le lame. Ne valeva la pena, e come. Senza di queste non avrei potuto fare una mazza. E questi che cavolo sono? Eccolo qua l'attacco runico, ragazzi. Stupendo, adoro. Ma mi devo ricordare adesso anche delle abilità che ho sbloccato. Ad esempio, quindi più attacchi veloci riusciamo a fare consecutivamente senza prendere danni, più i danni da fuoco aumentano. Veramente fantastico. Quindi prima di procedere di qua, ragazzi, facciamo fuori questi rovi, apriamo questo forziere. Ok, ammazza quanto argento abbiamo trovato, ragazzi, fantastico. Intanto procedemus. Mi chiedo quanto sarà grosso questo guardiano del ponte. Oh, salve! Tua sorella però, brutto capone che non sei altro. Fatevi avanti. Ammazza, quanti siete? Fatevi avanti, fatevi avanti. Vai. Che non vi temo, ragazzi. Qualcosa non torna. Solo chi è morto di recente dovrebbe trovarsi qui. E invece... Sono troppi. I cancelli devono essere chiusi. E se lo sono, allora è vero, L è piena. Ah, cioè l'altro mondo può essere pieno addirittura. Ombra di El, arciere. Quindi scaglia lance create con la magia. Senza del le valchirie a gestire il tutto, El verrà sopraffatta. Cazzo, andiamo proprio bene allora. Nidiata di El, queste creature senza volto sono molto aggressive e corrono verso di noi senza esitare. Possiedono gli stessi poteri del ghiaccio usati da qualsiasi creatura proveniente da Hel. Sono vulnerabili alle spade di mio padre, giustamente. Come fa Atreus a scrivere ciò se non è qui con noi? Non sa neanche cosa stia succedendo, in effetti, però vabbè, ragazzi. Dettagli. Prima di andare avanti di là, fatemi venire di qua, perché apriamo questo bel forziere, allora. Ecco fatto. Che abbiamo trovato? Ah, altro tanto argento. Mi piace, sono contenta. Questa però me la piglio. Esatto. E vediamo un po' che sta succedendo davanti a sti cancelli, allora. E là...
Ragazzi, che fate? Mi sa che da un po' di tempo che aspettate, oddio. Oddio, da quanto tempo è che state aspettando? Ma vabbè, ci potete passare attraverso, no? Sti rovi. Quindi questi sono i morti. Mamma mia. Scusate, ma io devo passare. Intanto vi apro pure la strada. Oh. Prendiamo questa, anche se non ne abbiamo più bisogno. Anche questa e questa. Scusate ragazzi, vi passo in mezzo. Tanto per voi non è un problema, vero? Assolutamente no, non lo è. Oddio, quelli sui cancelli ufficiali che arrivano tipo al megaponte incredibile. Questo cos'è? Boh, non lo so. Non possiamo far nulla qui, ragazzi, noi. Prima di arrivare lì davanti... Ah. Quindi questo ovviamente noi non lo possiamo aprire. Ovviamente no. Quindi dobbiamo per forza passare di qua, ragazzi, ok. Andiamo e vediamo un pochettino. Troveremo una via secondaria. Non pensate di poterci sbarrare la strada? Assolutamente no. Però posso passare di qua. Attenzione a non scivolare, per favore, perché qua è tutto ghiaccio. Oddio. Permesso? Spero che nessuno si offenda che ho preso la stradina secondaria. Vero? Nessuno di voi si offende? Ragazzi? Ehi! Oddio. Niente, questi c'hanno lo scudo. Ok, oddio. Ah, sorry, dai, a mamme. Ma come faccio con questi? Ok, l'attacco runico funziona, però l'ho potuto usare solo su uno di questi. Niente, neanche l'attacco potente serve contro sto stronzetto. Tanto facciamo fuori questi ragazzi. Ok, se riesco a tipo a stordirli, sì. Sì, in pratica quando attaccano, se l'attacco gli rimbalza indietro, ecco, diventano un attimo vulnerabili. Perfetto, allora. Intanto bruciamo via questa erbaccia, qua ce n'è dell'altra. Via anche te. Guardia, un predone di Elma ha uno scudo e sa come usarlo. Forse non sono totalmente stupidi. Beh, direi di no, perché sanno bene come difendersi. Apriamo pure questo. Altro argento. Bene, bene, bene. Intanto arrampichiamoci allora. I predoni che uccidemmo vicino alla mia casa sono venuti qui. Come hanno fatto in così poco tempo? Il tempo scorre diversamente nei regni, specie in quelli legati al mondo degli spiriti. La luce di Alfheim? Al contrario, il tempo di Alfheim scorre più lentamente rispetto al Lago delle Anime, così come a El rispetto a Midgard. Ok. È complicato, lo so. Non importa, purché torniamo presto da mio figlio. Ah, vedo che impari in fretta. Beh, ammazza, questo forziere è messo qua così male. Forse in qualche modo potremo... Tieni premuta... Ah, ok. Posso usarle, le lame? Cioè, anche a distanza, ovviamente, certo che posso... Ehi! Che cavolo! What the fuck? Mi dovete da un attimo? Stavo cercando di prendermi quel forziere, capite, eh? Come al solito, caponi proprio. Non sapete come dare il benvenuto ai vostri ospiti. Ok, perfetto. Quindi, a quanto pare, ragazzi, appunto il tempo scorre diversamente fra i vari regni. Ok. Vedete, sì, se bruciamo le piantine, ovviamente la roba si libera. Però le piantine dall'altro lato, da qui non ci arrivo. Però forse posso fare il giro, infatti, e fare così. Ah, perfetto. Adesso sì che abbiamo libero accesso. Voilà! Perfetto. Abbiamo trovato altro argento. Veramente tanto argento, ragazzi. E vediamo un po'... Spacco qua. Gemma dell'ira. Dopodiché. Oddio, che è? Ma. What the fuck? Io. Oh, salve, buon uomo. Immaginavo. Che questo non funzionasse su di lui. Chissà perché me lo immaginavo.
Oddio! Quanto è cattivo quest'uomo. Aspetti, ecco fatto. Facciamo direttamente così. Niente, volevo fare la mega super iper uccisione. Non l'ho fatta. Vieni qua. Maledetto, maledetto, maledetto. Pensavate di mettermi in trappola? Cioè, neanche questa voi sapete chi sono è all'interno io, di El. Oh, no, no. Il Valhalla fa parte di Asgard. Solo chi muore dignitosamente in battaglia può andarci. Coloro che muoiono con disonore finiscono a El. Ah, ok. I criminali. Sì, e chi muore per malattia, incidente, vecchiaia. Chi muore di vecchiaia è indegno. Non è mai troppo tardi per andare a combattere. Avete capito, ragazzi, che concetto strano? Perché giustamente dicono, devi morire con onore. Ovviamente suppongo intendano che morire con onore sia morire tipo in battaglia o combattendo, appunto. Ah, ma cosa? Quindi a El ci vanno i pezzenti, noi pezzenti, cioè proprio i criminali, gli indegni, i disonorati, mentre nel Valhalla ci vanno quelli degni di andarci. Quella salita sarà la via d'uscita se ci arriviamo. Quella salita? Lo so, io volevo andare lì, c'era quella bella piantina. Aspetta, devo scendere. Devo salire da questa parte, ragazzi. Vediamo di bruciare quelle erbacce e vediamo un po' che cosa succede se le bruciamo. Oh, perfetto. Ok, era giusto quello che dovevamo fare. Quindi possiamo scendere di nuovo e farci strada da quest'altra parte. Quindi saliamo di qua. Non siamo proprio distantissimi dal nostro obiettivo, ma non sarà facile comunque procedere. Uccidere il guardiano aiuterà i morti a lasciare Midgard? Non penso, ma non peggioreremo la situazione. I vivi avranno un ostacolo in meno da superare per raggiungere la parte interna di Helheim. Ma chi è così pazzo da volerci andare? Non lo so. Mimir, non me ne intendo di queste cose. Se non me lo sai dire te, non so chi altri potrebbe dircelo. Vediamo un po' di qua, ragazzi. Qua ci servirebbe Atreus. Mi chiedo se allora più avanti magari saremo costretti a tornare qui assieme al nostro figlio. Magari sì. Magari no, magari ci si potrebbe tornare in maniera secondaria, non lo so questo ovviamente. Quindi il ponte dei dannati è il guardiano che si assicura che i morti siano davvero morti. Cos'è quell'oggetto? Quel totem contiene una potente fonte di energia magica, il potere di Helheim. In realtà ciò che ci serve è il suo cuore. Prendilo e andiamocene. Come? Okay. Fa un po' di casino, ne sei capace, no? È la mia specialità, direi, ma io mi sto chiedendo quella cosa, che cos'è? È un'aquila, un falco, che cavolo di bestia è, ragazzi, è enorme. Mamma mia. E il guardiano, ovviamente, come immaginavo, è un gigantone pronto ad assalirci. E là, signor guardiano, come può ben vedere, il mio cuore batte ancora forte nel mio petto. Io sono bello che vivo, signore. Ha qualcosa da ridire, per caso, contro la mia vivitudine? Mi vede, signore? Salve. Sono qua. Eccolo là! Oddio, che sta succedendo? Ha chiuso. Ok, ci serve il suo cuore, questo era chiaro. E la miseria, com'è cattivo lei. Troppo cattivo, signore, troppo. Oh, attenzione. Cattivissimo. Guardi che le faccio danni da fuoco, non, oddio. Che fa? Che fa? Come è sbucato dal nulla. Tutti il ghiaccio? Tutti il ghiaccetto? Pensi di farmi male con quel... Oh, oddio, con quel ghiaccetto. Io ho solo paura, ragazzi, che mi tiri sto coso in testa. Nient'altro.
Salve signore, di nuovo, salve, oddio. Oddio, col piedone ghiacciato anche no. Ma porca miseriaccia. Mo però basta, eh. E niente, è tosto, raga. Cioè, non mi aspettavo altro, eh. Era ovvio che sarebbe stata tosta. Facciamo attenzione, perché non vorrei toccare questa roba. Lui si volatilizza di nuovo. Io prenderò questa. No, no, se chiami i tuoi amici non vale. Se li chiami non vale, 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 capisci? Cioè, questo deve essere scontro uno contro uno. Oh, shit. Com'è cattivo lei. Dai. No, no, che fai? Oddio, oddio. Oh, oddio, cosa sono sti cosi adesso? Oddio. Che aia, soreta. Vai. Mega attacco runico, iper incredibile. Niente, se n'è andato di nuovo. Ah. Niente, mi fa la sua incredibile alitata. Oddio, no. E basta però, mo. Zaghi, zaghi, zaghi. Ok. Ammazza che volo. Salve, salve. Cattivissimo come sembra. Tanto me lo prenderò il tuo cuore, caro. Devo salvare mio figlio, capisci? Mio figlio è più importante, capisci? Capisci? È supero. Ok, gemma vitale. Ehi, ehi. Oddio. Di nuovo. Di nuovo. Ah! Io ti colpisco di nuovo, di nuovo, di nuovo. Ammazza, m'ha scorreggiato in faccia. M'ha lasciato tramortito, Dio santissimo. Dove spunti tu dal niente? Non vedi che sto raccogliendo questa? Eh? Ancora. Cambia un po' il repertorio, amico. La sua memoria sta attacco. Vai. Sì, è arrivato il momento. È il momento. Oddio. Alitata incredibile. Guarda che ti raggiungo lo stesso, eh. Non ti credere. Che ti credi, amico? Che non arrivo? Certo che arrivo. È arrivato. Oddio. Mi fai senso, cavolo. Stammi lontano. Vai, 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 vai. Sì. Si direbbe bello che è morto. Si direbbe. Sarò più tranquilla ora quando cuore, gli avremo fratello, cavato il cuore dal petto. Dovrai sporcarti le mani. Eh già, eh già. E ancora mi chiedo cos'è quella roba. Ci sta guardando da quando siamo arrivati qui. Poi ce la svigniamo da qua, vero? Di regola siamo venuti per questo. Vai. Operazione chirurgica in corso, ragazzi. Mettete la mascherina e gli occhialetti. Forza, forza e coraggio, Kratos. Dai, ah, devo continuare a premere. Un po' di sangue, che vuoi che sia. Wow.
Ho il cuore. Mi serve qualcos'altro. Nient'altro. Ma è meglio non attardarsi, eh? Kratos. Zeus. Zeus? What? Mio padre. Tuo padre era Zeus. Questo spiega tutto. Cos'è quel posto? Non ci andare mai. Hai capito? Come fa a essere qui? È impossibile. È solo un'illusione. Si sa che El tortura i suoi abitanti con il loro passato. Concentriamoci, dobbiamo tornare da tuo figlio. Ok, quindi. Ok, ragazzi. Ha avuto la visione di suo padre, però giustamente come fa sta qua? No, è solo un'illusione. Evidentemente questo regno sfrutta il passato di chi vi è dentro, ma forse dei vivi magari che si avventurano qui, non lo so. Fatto sta, cosa ho trovato? Wow, e vai ragazzi, giusto una fiammetta del caos per potenziare ulteriormente le nostre lame. Ottiene fiamme del caos e potenzia ovviamente le lame del caos. Anche questo ragazzi è stato veramente avvincente come momento comunque. Il guardiano del ponte era praticamente uguale agli altri troll, chiamiamoli così, che abbiamo incontrato fino ad ora. Però è stata una bella boss fight, dai. Poi comunque con questa atmosfera, con quella creatura che ancora non ho capito che diavolo sia. Io pensavo che la faccia... Usa il vento di Hel per aprire quella serratura. Il vento di Hel? Pensavo che quella faccia fosse Odino, sinceramente. Come il vento di Hel? Che vuol dire? Io non ho preso niente che sia come il vento di Hel. Che è? Psst. Eh? Oh. Sai che non dovrei essere qui. Ok. Fa freddo. Fai presto, dammi le tue lame. Perché? Ho detto che ti avrei aiutato ed eccomi qui. Avanti. ho tutti i miei attrezzi a Midgard. Torno subito. Tu? Ok. Non credi che te le abbia soffiate, vero? No. Eccole! Ora sono pronte per i venti di Hel. Oh. Mira questo magico punto luminoso con le lame e lanciale. Ok, tieni premuto per mirare R1 per catturare i venti di Hel. I venti di Hel sono molto instabili e possono essere trattenuti solo per 10 secondi, oltre i quali torneranno all'ultima trappola del vento. Ora mira la trappola del vento con le tue lame. È quella piccola spesa. Ora puoi assorbire e rilasciare i venti di Hel ogni volta che vuoi. Quindi grazie, prego e arrivederci. Qui fa così freddo che mi si congelerebbero anche i marroni. A volte mi chiedo se il suo cervello abbia subito qualche trauma. Siamo stati via troppo. Mi sa che è il caso di andare, infatti, però... Morti ovviamente continueranno ad entrare, ragazzi. Quindi adesso abbiamo la possibilità di utilizzare questi venti di Hel. Quella sfera, ragazzi, l'avevamo vista anche nei sotterranei di Freya, se non sbaglio. L'avevamo vista anche da qualche altra parte. Mi sono sempre chiesta a cosa diavolo sarebbero serviti. Comunque, ragazzi, allora, io direi che per oggi possiamo fermarci qui. Siamo riusciti appunto ad arrivare finalmente ad Helheim. Siamo riusciti a rientrare. Siamo riusciti ad arrivare fino al guardiano del ponte, a sconfiggerlo e a prendergli il cuore, che era l'ingrediente, tra molte virgolette, che ci serviva, che dobbiamo assolutamente riportare da Freya per far sì che riesca a curare Atreus. Quindi io spero che il viaggio di ritorno non sia troppo problematico. Quindi sono davvero molto curiosa di vedere comunque dove andrà a parare tutto questo, anche perché poi una volta curato Atreus comunque dovremo tornare, suppongo, proprio alla famosa camera segreta di Tyr per poter prendere questa benedetta runa per poter alla fine andare a Valheim. Non lo so, ragazzi, sicuramente nel mezzo ci saranno altri problemi, perché comunque l'altro figlio di Thor alla fine se l'era data a gambe. Comunque Odino sta di sicuro vedendo tutto quello che sta succedendo, quindi di sicuro qualche altro problema ci sarà, anche perché Baldur comunque era vivo, ragazzi. Quindi in un modo o nell'altro forse si vorrà vendicare, non lo so. Come sempre, ragazzi, aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. Un bacio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!